In casa Movimento 5 Stelle invece si non si può dire si celebra o si festeggia o si vive la espulsione numero 37, credo. Lei è Serenella Fucsia. Io non ho finito la rendicontazione, alcune persone l'hanno finita questi giorni, sono persone che l'hanno finita adesso a Natale, insomma, giorno più, giorno meno. Ho spiegato per filo e per segno i motivi del mio ritardo, che sono noti a tutti. Tutti sapevano che avrei finito oggi, massimo domani, e non sono una persona ipocrita, perché sono una persona libera, ok? E quindi la libertà, le persone libere, indipendenti, sono scomode. Poi io ci tengo a precisare che io con Grillo e Casaleggio ho avuto sempre ottimi rapporti, rinnovo la stima. Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera Alessio, buonasera Claudia e anche a tutti i radioascoltatori. Claudia non sono io. Claudio. Carlo. Ah, Carlo. No, Carlo, ma non importa. Ciao. Tanti auguri, Toninelli. Cominciamo. Possiamo iniziare adesso con tutti gli ospiti a farci gli auguri perché siamo in clima. Ma, certo. Assolutamente da. Anche se gli auguri di buon anno, meglio farli dopo, direi. Ma secondo me sì. In generale. Non vorrei tornare sui gufi, però. Insomma. Speriamo sia l'ultimo anno con Renzi, capo del governo. Ecco, diamoci questo come auspicio per il prossimo anno. Lo so che voi. Ma senta, l'ha seguita la conferenza stampa di Renzi? Guardi, oggi ero con i miei bambini, ho guardato le agenzie, mi sono guardato un po' i siti, ma guardi, oramai dopo 2 anni e mezzo di Parlamento e praticamente 2 anni di Renzi, la sua narrativa è sempre la stessa, è la stessa in Parlamento, è la stessa in TV, è la stessa nella conferenza stampa, quindi non era così necessario. Se poi il signore lì piacciono, si esalta con il 0,% dicendo che piacciono, si esalta con il 0,% dicendo che la vita migliorerà e tutti saremo più felici, io gli dico, gli rispondiamo che vive in un mondo parallelo, noi viviamo con i piedi per terra, siamo in mezzo alla gente, agli imprenditori, non ci sembra che quei numeri abbiano migliorato la vita, anzi la vita corrente è molto peggiorata per gli imprenditori e i cittadini. Comunque più che la narrativa parlerei dei contenuti, perché la narrativa ognuno ha la sua, insomma anche la vostra non è che cambi particolarmente Corrente la narrativa. Coincide, purtroppo. No, se coincidesse la sua narrativa sembra straordinaria dalla sua narrativa. Devo dire però che anche questa volta sui social, questa volta in particolare c'è stata un po' una, normalmente Renzi sui social è molto forte, però un'ondata di commenti un po' stufi con questa cosa dei gufi, che palle con sti gufi, cambiate musica, ma siamo alle comiche, vabbè, questo è normale. Ma soprattutto perché basta la questione dei gufi, che è di dire a qualcuno che porta iella, che è uno degli strumenti più terribili che si usano. Un po' sì. Si trasformerà in un gufo se continua ad essere ossessionato dei gufi. Senta Toninelli, però la prima cosa che le voglio chiedere è un po' questa, cioè questa espulsione che credo sia la numero 37, giusto, nel Movimento 5 Stelle? Sì, probabilmente sì, però ecco, tu mi dai un grosso aiuto nel senso che si parla di espulsione, quindi agli occhi della gente sembra chissà che cosa. Noi abbiamo alcune regole fondanti, per noi le regole sono fondamentali. Tra queste c'è restituire metà dello stipendio. Abbiamo restituito in 2 anni e mezzo 15 milioni di euro, sono state aperte 750 piccole imprese. Con i soldi dei colleghi consigli regionali abbiamo costruito strade come quella che collega Catania con Palermo, nel senso sono soldi pubblici, noi abbiamo fatto un patto con gli elettori, li avremmo destinati in questo però se il mio commercialista fosse così severo come voi, io sarei un uomo morto. Cioè i rendiconti da aprile a settembre non erano ancora arrivati a dicembre, però, giusto? Io ti dico anche che se tu prendi una multa e violi il codice della strada, la multa ti arriva a casa e non dici che lo Stato è severo, dici ho sbagliato. Certo. Dici anche qualcos'altro, dici anche qualche parolaccia ma che non si può riferire. Però la Fucsia, Toninelli, la Fucsia dice che lei non è l'unica a non avere rendicontato. Io ho controllato sul vostro sito Ti rendi conto, che si chiama proprio così per il gioco di parole, lei è ferma a marzo, però non è in effetti l'unica che è ferma, è vero o no? Guardi, noi ci diamo degli step intermedi con delle rendicontazioni solitamente trimestrali. Lei è ferma praticamente 3 rendicontazioni fa. Sono state mandate le mail di sollecitazione. No, ma è che ci sono altre persone che sono nelle stesse condizioni. Allora ci chiedevamo se... Stesse condizioni non direi proprio. Sul sito di rendicontazione... Non ce ne sono altre? Non c'è nessuno nelle sue condizioni. Però la questione non è tanto il caso specifico. La questione è una questione di regole. Lei si rende conto che all'interno dei partiti, i partiti sono una deroga vivente alle regole.
i partiti aggirano le leggi per ottenere finanziamenti pubblici illegittimi. Ma infatti questa ha ragione. Condannati, indagati. Cioè, è la cosa che mi fa più onore, se posso dire, è la cosa che mi fa più onore, perché voi dite questa è una regola, quindi non è che siccome noi siamo politici e allora non va. Anzi, è quasi un unicum e siamo tutti molto stupiti. La questione è che la fucsia, poi non lo so, glielo stavo chiedendo a lei perché ne sa di più lei, è che la senatrice Fucsia dice che di solito c'è prima una riunione del direttivo e poi la domanda viene fatta alla rete, giusto? E invece questa volta non è stata fatta. Magari ho sbagliato parola, le chiedo scusa se non è direttivo. No, figurati, ma no, allora, i colleghi senatori della Fucsia hanno chiesto la norma di statuto, la consultazione online. Punto, è stato rispettato il regolamento, mi sembra che il 93% di una maggioranza abbastanza alta adesso, che significa che il Movimento 5 Stelle ha le regole nel DNA. Ma io mi permetto di dire a chi c'è. No, però non è stata fatta questa riunione. Quello che dice la Fucsia. Io il codice di comportamento non è necessario. Ah, dal vostro statuto pare che sia necessario, poi io non lo so, dal vostro regolamento. Senta, ma può aver pesato. Il codice di comportamento sono la stessa cosa, però mi viene da dire. Lei prova a paragonare chi rispetta le regole, cioè noi gli dice tu non le rispetti, ti metti fuori da solo, e chi invece le regole le viola, ad esempio il caso di De Luca in campagna, dove un condannato, nonostante la legge Severino l'avrebbe poi sospeso, viene candidato. Ma su questo non discutiamo, siamo a livello di parossismo. Ma può avere pesato, Toninelli, anche l'apprezzamento della Fucsia, che era andato su tutti i giornali, al discorso di Maria Elena Boschi quando si è difesa sulla mozione di sfiducia? Disse un bel discorso. Il discorso assolutamente pietoso e il commento della collega che tra l'altro è un'amica, la Fucsia, che assolutamente rispetto, è un commento totalmente fuori luogo. Ma mi permetto anche di dire che la Fucsia dissente dai principi fondanti del Movimento 5 Stelle da quando è dentro e fra l'altro, e nonostante è rimasta sempre lì. Ha votato, io vedo oggi un articolo di Francesco Maesano sulla stampa che dice ha votato 253 volte in dissenso dal gruppo. Quindi, ma quello ci sta, ma avrebbe votato anche a favore del Jobs Act, che è una norma incostituzionale che precarizza il lavoro, che ha abolito l'articolo 18 e che fa sì che i giovani laureati oggi, che magari vogliono sposarsi, che si affacciano alle porte di una banca, non ottengono il mutuo perché non è un contratto con delle tutele che gli permette appunto di costruirsi una vita, magari comprandosi una casa grazie ad un mutuo. Cioè, quando Renzi elogia il Jobs Act, io veramente mi sento ribollire, perché significano veramente, io ho amici che non riescono a essere assunti grazie al col contratto a fregature crescenti del Jobs Act, e quando sono andati a chiedere un mutuo non gliel'hanno dato perché non è un contratto con le tutele che aveva. Quindi lei ha già verificato questo, perché questa è una domanda che si sono fatti tutti. No, hai il contratto a tempo indeterminato, è capitato anche qua Radio 24. No, esiste il contratto a tempo indeterminato, però ha una, diciamo, una forma diversa rispetto a quella di prima, c'è la licenziabilità con l'indennizzo. Lei ha già verificato che non danno il mutuo? È capitata dei suoi amici? Beh, allora, il mutuo innanzitutto le danno, lo decide le banche, non lo decide lo Stato. Sì. Ma io ho conoscenti che oggi non riescono ad averlo. Con il contratto derivato dal Jobs Act. È normale, con la decontribuzione delle tasse che ha l'azienda, che ha avuto l'azienda, che ha assunto quest'anno nei prossimi 3 anni. L'azienda guadagna, ma giustamente riesce a decontribuire per 24.000 euro con le nuove assunzioni. Il datore, le banche sanno perfettamente che al quarto anno il datore di lavoro... Verranno licenziati, questo non lo sappiamo, non possiamo sapere. Però senta, restando un attimo sul tema delle espulsioni, cioè viene da fare un'autocritica da parte vostra su come per esempio avete selezionato i parlamentari, perché ad oggi 37 espulsi, sono 20 senatori, 17 deputati, per esempio sui senatori 20 su 54, siete quasi alla metà, cioè li avete fatti fuori quasi tutti. Beh, guardi, quando siamo nati, il movimento nasce nel 2009, le elezioni successive ovviamente purtroppo in alcuni territori non avevano un radicamento del movimento così forte, ed è vero, dobbiamo ammetterlo, sono entrate persone che con i principi della fatica, dell'asservimento, dell'aiuto agli altri, del non dare importanza al denaro, perché fondamentalmente chi è uscito dal movimento, chi spontaneamente e chi tramite consultazione online, quasi sempre al centro ci sta lo stipendio del parlamentare che si volevano tenere in tasca. Significa che non è nulla del Movimento 5 Stelle, ma mi permetto anche di dire un'altra cosa. Se lei guarda le migrazioni parlamentari che ci sono state, non hanno precedenti. Beh sì, ci sono anche altri partiti. Il gruppo misto che sta diventando il più grosso.
è diventato il terzo gruppo parlamentare tra Camera e Senato. Il gruppo misto attualmente è il terzo. Dopo, subito dopo di noi. Capisci che lì è tutta gente che se n'è andata dal partito che l'aveva fatto entrare in Parlamento per convenienza personale. Torinelli, resti in linea con noi un attimo che dobbiamo dare le informazioni sul traffico, torniamo tra un istante. E volevo chiedere una cosa, perché giustamente lei, Toninelli, ci stava spiegando che essendo il Movimento 5 Stelle nato nel 2009, è ovvio che alle politiche sono state anche imbarcate alcune persone che erano meno radicate con il movimento. Questo è esattamente praticamente le stesse cose che ha detto la senatrice Fucksia oggi dopo le espulsioni, dicendo, però parlando di quelli che sono ancora dentro, non di quelli che sono espulsi, ci sono molti incapaci attaccati a questa cosa che a tutti noi è arrivata senza merito. Non capiscono che è assurdo che una commessa si metta a discettare di tematiche ambientali o che un giardiniere si occupi di sanità. Ah, bella accusa. Ma ripeto, Ciarenella è una bravissima ragazza, sicuramente sarà molto meglio di fuori dal movimento con i suoi 10-12 mila euro netti al mese e potrà votare il Jobs Act e tutte le leggi che precarizzeranno il lavoro. No, ma a parte la polemica, perché mi interessava veramente, io non la facevo per polemica la domanda, cioè mi chiedevo questa questione, se il movimento si sta spaccando anche sulla questione che ci sono alcune persone che pensano di essere più preparate o che bisogna essere più preparati su certi temi, altri invece che dicono decide la base, decidiamo tutti insieme, non importa che io non abbia studiato perché io so decidere bene per il paese, cioè mi sembra una questione in realtà concreta. Sì, è una questione concreta, ma come sapete noi sulle questioni importanti che non sono inserite nel programma elettorale già scritto quasi sempre consultiamo la rete. Per il resto io penso che sia un dato oggettivo che i portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento siano in questi 2 anni e mezzo molto cresciuti, chi più chi meno è normale, fa parte della vita. C'è stato il direttorio, poi certo. Propri ambiti siamo molto cresciuti e penso che si veda anche chi di noi. Cioè mi dici che eravate impreparati ma adesso lo siete meno. Allora, siamo la forza politica con la percentuale di laureati più alta tra tutte le forze politiche. No, ma non penso che sia un dato. Non è assolutamente una difesa. Ma io non trovo che ci sia dalle altre parti politiche una grossissima preparazione. Il parlamentare medio del PD, pigia il pulsante, non studia i provvedimenti che tanto arrivano al di fuori del Parlamento, vengono fatti a Palazzo Chigi, mi dicono semplicemente vota così o vota in un'altra maniera. Senta, avete votato insieme i giudici della Corte Costituzionale, sì. Voterete il testo Cirinnà? Voteremo Cirinnà, assolutamente sì, il problema è che il Partito Democratico ha paura a votarlo insieme a noi. Cirinnà l'abbiamo votato in commissione. Cioè dici che saranno loro a tirarsi indietro? Fino adesso assolutamente sì. E noi come mai? Però oggi Renzi ha detto che è una priorità del 2016. La legge sulle unioni civili. Renzi disse per la terza volta che entro l'anno, che oramai è scaduto, sarebbe stato approvato in quindi l'ennesima promessa fallita. Comunque, se noi siamo pazienti, il provvedimento l'abbiamo già votato. Quando arriverà in aula, voi comunque lo voterete, punto. Noi comunque lo voteremo. Io quello che mi permetto di dire è che Renzi oramai non l'ha ancora portato in aula, evidentemente perché essendo uomo da sondaggi, essendo uomo che si sposta sulla base dei sondaggi, siccome la politica non ha mai fatto cultura e informazione in questo decenni, gli italiani lo vedono come un problema che non è un problema, perché quel testo non ruba soldi a nessuno ma dà più diritti per tutti, certo. E non permette le adozioni in maniera spregiudicata, ma quindi è una palla colossale. Esatto, e voi votereste anche la stepchild adoption? È la questione del figliastro. Tra l'altro non è che lo diciamo noi, diciamo che quel testo se lo impone la Corte Europea dei diritti umani perché ci sta contravvenzionando, dicendo non essendoci una legge che li tutela. Significa che siete in contravvenzione, mi sembra che già parecchie coppie abbiano fatto ricorso e stiano ottenendo parecchie migliaia di euro di risarcimento, quindi se non viene fatta la legge si costa anche parecchi così. Verissimo. Senta, ma invece su un altro tema, quello dello smog, voi l'avreste fatto nelle città dove avete amministrato, per esempio Parma, il blocco del traffico? Ma il blocco del traffico è una misura molto secondaria. Qua c'è un Renzi che dice il problema smog è che noi lo stiamo strumentalizzando, ma se si dice che rispetto all'anno precedente ci sono più 68.000 morti in Italia, non si sta strumentalizzando niente. Però non c'è scritto che quei morti sono legati necessariamente a questioni ambientali. Presumibilmente si può dedurre anche che... Però capisci che se tu si fonda
la politica energetica sul carbone, sul petrolio, lì si ha la certezza che si vanno a inquinare. Forse il Movimento 5 Stelle argomenta che la politica energetica è fondata sulle rinnovabili, sulla riqualificazione energetica delle abitazioni. Significa non solo che si inquina di meno, ma che le famiglie italiane spendono molto soldi, perché la casa passiva non costa nulla. Invece un cittadino normale oggi paga centinaia e centinaia di euro tutti i mesi per elettricità, per scaldare l'acqua, per scaldare l'ambiente, eccetera, eccetera, perché le case non hanno una vera e propria efficienza energetica. Noi per questo faremmo e daremmo lavoro a decine di migliaia di persone in Italia. Ma per esempio Parma ha avuto gli sforamenti, no, della concentrazione di polveri sottili amministrata da voi. Che tipo di rimedi ha messo in campo la città di Parma? Ma penso che abbia messo in piedi rimedi ordinari che mettono in piedi vari sindaci, ripeto, è un problema centrale, non locale. Deve cambiare la politica energetica. Renzi con lo sblocca Italia, e cos'è che fa? Ci sono in questi giorni i decreti attuativi, ci sono 9 inceneritori in più. E sai che cosa accade? Io arrivo alla provincia di Cremona e si progetta per il 2024 un mega inceneritore che va ad incenerire non solo i rifiuti del territorio, ma quelli di altre regioni italiane e addirittura che provengono dall'estero. Questa è proprio una follia, ma perché? Perché dietro gli inceneritori ci sono le società partecipate. Nelle società partecipate, ci sono circa 10.000 in Italia, ci sono... E noi quelli sull'inceneritore sfondano la porta aperta, perché noi tutte le volte, ecco, che ne parliamo diamo voce a zero rifiuti. Senta, una cosa invece però sull'Italicum, che oggi Renzi ha messo tra i capolavori addirittura parlamentari. Però questo è un sistema che a voi vi conviene, visto i sondaggi vincereste addirittura le elezioni. Ma guardi, su una cosa in questo della conferenza di Renzi condivido, che i sondaggi non vanno guardati, noi non li guardiamo, ci rendiamo conto di essere comunque una forza in crescita. L'Italicum è stato scritto contro il Movimento 5 Stelle per eliminarci, per renderci terzi e non portarci al ballottaggio. Peccato che hanno fatto dei piccoli errori di calcolo e oggi si potrebbe avvantaggiare. Ciò non significa che ci piaccia. Noi abbiamo firmato tutti i ricorsi in Italia per dichiarare decaduto l'Italicum, come è accaduto per il Porcellum, e sosterremo il referendum abrogativo contro l'Italicum. Non si può dire che una legge è bella perché ci conviene, perché altrimenti diventiamo come gli altri. Va bene, grazie, buona serata e auguri. Grazie, caro, non sbaglierò più il tuo nome. Ma ci mancherebbe altro, nessun problema. Ecco, bravo. Arrivederci, buona serata.